La Zanzara. Beh, devo dire che è quasi comica l'apertura di Repubblica.it in questo momento, ma è comica non per quello che scrivono i giornalisti di Repubblica, ma per il contenuto. Vi leggo, PDL, due punti, Monti escluda le nostre colpe sui suicidi. Sapete che c'è la polemica da ieri su alcune frasi pronunciate da Monti, poi Monti si è corretto, come ha detto Guzzanti, anche un po' goffamente. E lo stesso Monti che dice Berlusconi ha fatto molto, cioè i governi precedenti hanno fatto molto. Per evitare i suicidi? No, ha fatto molto in quanto a riforme strutturali. Per cui e allora non si è capito perché si è arrivati a questo punto. È un cortocircuito pazzesco con Monti che cerca di mettere delle toppe ad alcune frasi che ha detto, comunque alle reazioni che queste frasi hanno pronunciato. Insomma, sembra di essere tornati, nonostante il governo tecnico, alle stesse dinamiche che c'erano prima. Diciamolo in una parola: ridicolo. Ridicolo, bene. Giuseppe dalla provincia di Chieti, poi Alberto da Pistoia, il signor Serafino da Ravenna, da Perugia, da Padova e altri ancora. Un affollamento. Caro Giuseppe, prego. Buonasera. Buonasera. Dunque, sono molto contento di parlare con lei, dottore. Sì. Sai perché? Sì. Mangi pure. Mangi, che sta mangiando? No, non sto mangiando. Allora, prima sentivo una trasmissione, io da poco che sento lei, e devo dire che fa un'ottima trasmissione. Sì. Prima sentivo una trasmissione che mi piaceva molto inizialmente, però poi è decaduta. Decaduta. Nel senso che c'era un presentatore ottimo, cioè un presentatore, chiamiamolo, uno che conduceva molto, molto bravo. Sta facendo la mia però c'aveva un aiutante che poteva andare a Zelig, no? Che praticamente ha fatto perdere punti a questa trasmissione, non l'ho più sentita. Va bene. Quindi lei, dottor Forbice, fa un'ottima trasmissione. Ma mi piace molto. Sì. Vabbè. Il problema è la malattia. Sono... A quest'ora ci sono telefonate. È l'ora delle telefonate in convenzione. Molte telefonate in convenzione, questa cosa, in questo caso dalla provincia di Chieti, Giuseppe. Trasmissione, no, c'aveva un aiutante che invece di stare a Zelig, questa trasmissione si era trasformata come. Cioè, in un cabaret. C'erano gli imitatori, no? E io dico, ma perché questo aiutante non può andare a Zelig così? Puntura in corsia, continui pure. Puntura in corsia, il dottor De Bustis per cortesia, urgente, in corsia 4, puntura in corsia. Ospedale adesso, di Chieti. Adesso sento solo lei, dottor Forbice. Sì. Ospedale di Chieti, puntura in corsia, urgente, 44000N. Stia zitto. Lei può andare solo a Zelig. Magari. Magari, appunto. No, faccia così. Allora, a fianco, no? Adesso stanno arrivando, a fianco al letto dove è ricoverato, c'è un bicchiere d'acqua. Ci sono delle pastiglie bianche. No, mi dia retta, veramente, sennò poi sta male. Ci sono delle pastigliette bianche. Ne prenda due da 200 mg, non di più, che poi succede come l'altra volta. Prende le pastigliette, beve un goccio d'acqua, piccolo gargarismo, e si rilassa. Senta la voce, senta un attimo. Qua. Dormi, bambino, dormi nel si rilassa, che va tutto, che va tutto, ma non è un insulto, ma va tutto bene. Guardi, senta come provo a essere rassicurante anch'io. Va bene. Adesso arriviamo con la puntura, poi accendiamo l'aria condizionata. Si mette tranquillo e si fa una bella settimanella qui da noi, nel nostro reparto. Ha capito, dottor Forbice? Io sentivo una trasmissione dove c'era un aiutante che ha fatto perdere punti a quella trasmissione. Bene, Giuseppe, si metta cheto. Pronunciando quel nome là non mi fa né caldo né freddo, cioè lei pensa di stimolarmi in qualche modo, ma a me non me ne può fregare di meno, cioè lei mi può chiamare in tutti i modi possibili, immaginabili, non me ne può fregare di meno, glielo ripeto 100.000 volte se vuole. Traffico, arriva il traffico.